diciamo che è un bello spettacolo, penso, ci sia tutto in questa serata. È contemporaneo quello che state vedendo ora. Adesso è il momento tuo, Lucia, tocca a te. Mentre prepariamo l'ultimo brano premiato. La mascherina non la puoi togliere vicino a me perché... No, io posso sempre chiuso in casa, quindi il problema non c'è, anche questo comunque, spero. Buonasera a tutti, penso che molti di voi mi conoscono, sono Lucia Gargiulo, l'amica di sempre di Marilina. Stasera, come dicevo, non era per niente previsto, poi in questa, dal 2021 ne abbiamo passate tante, infatti io e te che siamo delle persone sensibili, diciamo che abbiamo gli occhi, ma non mi voglio emozionare però, Abbiamo, diciamo, noi persone sensibili abbiamo gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi sta cercando di superarle. Per me la danza è qualcosa, cioè quando in Penisola Sorrentina, e non solo in Penisola Sorrentina, si parla di danza, per me si parla di Marilina Iacono. E con Marilina Iacono scende in passerella l'onestà, la professionalità e direi anche la semplicità, è una cosa molto importante, la saggezza. Per me, quando vedo Marilina, vedo come se fosse un gioco di equilibri, perché mentre vedo quella persona delicata, vedo anche una persona molto forte, e per le sue alunne è un punto, cioè oltre a insegnarle la danza, è un punto di, diciamo, possono rivolgersi a lei per qualsiasi cosa, ed è bellissimo quando le raccontano le varie emozioni, perché lei è sempre un insegnante, quindi sa come prenderle. È una persona, mo dirlo, io sto vicino a lei, ma io la conosco da tanti anni e vi assicuro che stasera qui mi sento più giovane di 35 anni. E sapete perché? Perché forse l'abbiamo detto anche in qualche altra occasione. Quando è nata questa scuola di danza io ero presente e abbiamo, è vero Marilina? E io mi preparavo, l'ho sempre detto, forse in qualche altra occasione, io mi preparavo agli esami di consulente del lavoro e lei abitava vicino a me e disse: diciamo, ci vuole un nome per domani, devo presentare al comune, non abbiamo un nome, abbiamo tutto pronto ma non abbiamo un nome. E così nacque quella sera, in pochi attimi, il Magic Midley Ballet, che poi con il passare del tempo è diventato City Marilyn Ballet. E, no, perché poi lei diceva ci vogliono almeno tre nomi, per essere una cosa importante, tutte le cose importanti hanno tre nomi. E quindi dicevo, ma che poi diventa troppo lungo, però vedi, io ho mantenuto la tradizione, sì, tua, sì, perché sì. Il nome, diciamo, è nato da questa nostra vicinanza di notte, lei studiava, io sbariavo con la danza, salivo su da lei, appena Dina si addormentava stava con suo papà, io andavo sopra e ci mettevamo a ragionare su questi spettacoli di danza che volevamo Maria, fare. Ti ricordi quante volte abbiamo portato a ballare una? Mio figlio, se non era per lei Dino non sarebbe mai andato in discoteca. E invece l'abbiamo portato, aveva 9 anni. Infatti Marilina diceva, ma mo chi me lo mantiene? E diceva, Marina, perché non ce lo portiamo con noi? Ti ricordi? E perché loro non lo sanno che noi eravamo appassionate di discoteca. Esatto. Tutte e due discoteca. Andavamo al Carnera. C'era Peppe che allora faceva il servizio disciplinare. Stiamo tornando un po' indietro, Peppino. Però per questo è uno dei motivi per cui uno stasera si sente molto più giovane. Io la salute di quegli ma anni. Ma sempre vicino a me si sente giovane. Perché io vedi, attingo direttamente dalla fonte della giovinezza che sono le ragazze. Esatto, esatto. Io vorrei chiedervi veramente, prima quindi dell'ultimo brano. Fortunati. Io a che fare
con i numeri. E tu stai quagliata proprio. Fai con la mamma di Valeria, con Maria, che è prof di matematica. No, no, io voglio chiedervi davvero un grandissimo applauso per queste ragazze. Comunque, come Marilina, io e lei mettiamo sempre la passione in ogni cosa. In ogni cosa. Io anche loro, lavoro, però, hai visto? Sì, infatti, sì, la infatti. Più piccolina l'hai vista, 12 anni a Marica, e ti fa una quindicina di fuette in punta come se fosse una passeggiata per strada. Poi, Marilina, è il nostro frutto migliore, perché l'ultima nata, la devi adottare anche tu, perché Marica, io dico, andrò in pensione quando diplomerò Marica, però questa sta correndo troppo velocemente, poi va a finire che si diploma, e io sono ancora giovane, e poiché non voglio, come ti ha detto lui, chi m'accira a me, no, nessuno, non c'è riuscito un marito, una malattia psichiatrica gravissima, è quella di mio figlio, e neanche il mio compagno di 18 anni più giovane. E quindi è questo un applauso. E quindi sì, infatti lei non voleva figli, ha detto lo falla, dai, va bene, sono cose più intime e personali, ma noi lo stiamo dicendo per dare un po' di tempo a loro di riprendersi. Sì, però anche se stiamo dando tempo, stiamo dicendo tutte le verità, è anche una cosa da dire, che tu ti sembri meglio dalle persone. Esatto, sia dalle tue alunne che dalle persone che ti circondano. Perché poi quando le lascio andare si dimostrano per quello che sono, però ritornano nei loro vecchi andazzi. Allora, una sorpresa ce l'ho per te, perché io non ho potuto seguire il tuo lutto, in quanto per me, avendo Dino in quella condizione, mi è estremamente difficile essere presente in una situazione del genere, però stasera ti voglio dedicare le nostre ali. Le ali di stasera, il pezzo che viene ora, che vi leggerò, è dedicato a Raffaele Marciano. Con grazie. Tutto il cuore da Marilina. E resterà sempre lui ogni qualvolta Crystal Light scenderà, come Lacrimosa di Essilla, che è dedicata ad Anna, così questa è dedicata infatti, a Raffaele. Marina, Raffaele ha sempre, per farmi contenta, mi accompagnava sempre. Quindi... l'amore mio è Lucia, però l'amore mio sei tu, anche se non è presente, però, no, io stata... non ce l'avrei mai potuta fare. Lucia conosce i miei limiti, e in queste cose sono proprio un fallimento, cioè mi sento male, mi emoziono, e non posso tornare a casa davanti a Dino con quel viso, anche perché lui non lo sa e non glielo diremo mai. No, infatti non... Crystal Lights, musiche di Lindsay Stirling, coreografia mia, interpreti Valeria Iello, Alessandra Coppola, Lisa Ilaria Gargiulo, Sara De Mita, Mariana Mastellone, Manuela Pica. 21 novembre 2021, concorso nazionale di danza I Love Dance, auditorium Centro Sociale Salerno, presidente di giuria la grande Luciana Savignano, primo classificato per composizione coreografica senior gruppo. 10 aprile 2022, concorso nazionale Danza Festival Pagani, auditorium Sant'Alfonso Pagani, presidente di giuria Vladlena Aptukova, primo classificato per composizione coreografica over gruppo, e sulle nostre ali abbracciamo Raffaele. Grazie, grazie mille.